festa del ra di cui vi parlo, una perla rara, come il suo mare, piccola vite, d'incanto corti, fai ci impazzire, chi meglio vuole, chi pitta, si sciariaro, e chi lo sangue, da cintra sia, e non c'è la cura, chi li guaria. Notte, carraggio cuore, che chi ad onde cadenza non la possa accettare, tu sia venita e te liberare, e sogno pronto e me faccio ammazzare, se terra d'amore e di pittizza rara, noi siamo pronti, pure alla morte, per liberarti, vista mala razza, chi ti zucca usando. L'esercito di liberazione è pronto a partire! Eccoci, buongiorno! Stiamo uscendo stanotte. È stata una lunga notte, siamo stati in Campania, come avete visto, e tutto procede bene. Ci prepariamo alla notte dei lunghi coltelli. Cos'è? Diciamo che è la classica notte prima di un evento importante, che potrebbe riservare sorprese, come potrebbe non riservare sorprese, ma siamo al lavoro. Più tardi alle 14 sarò a un giorno da pecora. Mi hanno invitato ovviamente per sfottermi per un'oretta. Non è che io mi posso sottrarre. Ci andrò. Quindi seguitemi. Domani mattina invece, dalle 8 fino alle 9:15 sarò negli studi di Omnibus, prima della nostra manifestazione, e poi ovviamente ci sarà l'apertura della nostra campagna elettorale. Oggi è una giornata delicatissima, perché di pomeriggio ci vedremo dal notaio per sottoscrivere la documentazione che riguarda la nostra lista di libertà. Quindi un momento importante che chiude questa fase preparatoria, una fase delicatissima. Vi ricordo sempre da dove siamo partiti, ricordatevi il lancio del nostro appello del 2 di marzo a Taormina. Che lavoro intenso in un mese. Beh, domani
ne parleremo definitivamente. Le cose stanno procedendo bene, non perché, ve lo dico io, perché il quadro che si sta definendo ci vede protagonisti. Il lavoro che è stato fatto oggi ci mette in una posizione molto interessante. E anche le adesioni di ieri sono utili a consolidare intanto questa posizione di partenza. Ed è logico che questa posizione di partenza ora richiede dei requisiti importanti per il superamento dello sbarramento. Oggi ormai è di dominio pubblico la convinzione che il progetto Libertà parte da un 2%. Questo grazie all'adesione di coloro che hanno risposto all'appello. Ora bisogna scegliere le candidature giuste e bisogna avere quel minimo di risorse per poter veicolare il nostro messaggio. Ecco quali sono ora i due elementi su cui dobbiamo lavorare. Oggi si chiude il quadro di quelle che sono le stelle del firmamento della Libertà. E domani vedrete il simbolo definitivo, che non è quello che avete visto finora. Chiaro? Quella è lo schema. Oggi ci sarà il lavoro conclusivo ed inizierà la notte dei lunghi coltelli. Pensate che il buon Max Barbera, il nostro ideatore della comunicazione, è arrivato a Roma ed oggi lavoreremo fianco a fianco tutta la notte, perché noi domani vogliamo stupirvi con gli effetti speciali, come finora abbiamo fatto. Ci sono ancora delle trattative in corso. In questo c'è chi vorrebbe portarci alla prossima settimana. Sapete, il tira e molla. E noi abbiamo detto no. Entro stanotte si chiude. Chi c'è entro stanotte e quindi domani alla apertura della nostra campagna elettorale, bene. Chi vuol continuare ad alzare il prezzo, mi dispiace, avete sbagliato interlocutore. Io da oggi, col modesto ruolo di federatore che ho, ho la responsabilità fino all'ultimo secondo di trovare le soluzioni per rafforzare il progetto, il nostro progetto di Libertà. E lo sto facendo. E domani vi racconterò tanti retroscena. E qualcuno già ha scritto, domani cattivo tempo, effettivamente abbiamo preso il teatro
Quirino per questo motivo, perché il tempo è incerto a Roma. Anche oggi già non c'è certezza. Per cui la scelta. E lì vi raccomando la puntualità, perché? Perché più di 1000 persone non possono entrare. E tenete conto che noi saremo puntuali. Quindi alle 11 si inizierà. Ci tengo a sottolinearlo. E questo spostamento l'abbiamo dovuto fare proprio per l'incertezza del tempo. Ciccio Cipollo dice caldo o freddo? C'è freschetto. La questione è che non sappiamo domani poi l'evoluzione del tempo. E siccome in questa settimana abbiamo visto alti e bassi, vedete come vi organizzate. Noi, per evitare questioni, aspettate, Nino ti posso chiamare tra 5 minuti, ciao, ciao. Noi per evitare sorprese abbiamo fatto questo spostamento. Bene, io ora vi lascio, perché devo uscire, perché abbiamo degli appuntamenti importanti. Cercherò di stupirvi con gli effetti speciali, ve lo prometto. Intanto ci vediamo domani, qui a Roma. Seguitemi oggi a Un Giorno da Pecora, vediamo questo sfottò come va a finire. Domani mattina alle 8 su Omnibus e alle 11 tutti alla Teatro Quirino. Si parte.